Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Nello scorso episodio abbiamo visto praticamente tutto quello che ci interessava di quest'area qua. Abbiamo fatto tutte le mini quest, abbiamo fatto un po' tutto quello che poteva esserci di interessante in quest'area. Adesso stavo ricontrollando e le quest che ci rimangono in realtà sono soltanto più tre, che sono, non dico mutualmente esclusive, ma più o meno, nel senso che possiamo andare a visitare il re di Northumbria. Noi adesso la parte in cui siamo approdati è parte del re di Northumbria, quindi possiamo andare nella sua città e visitarlo. Oppure a nord c'è il re dei Pitti, dove possiamo andare appunto a trovare alleati e commercio. Oppure possiamo andare a vedere, a visitare queste isole dove ci sono dei vichinghi che sono già stanziati là. E dice che può essere importante se vogliamo creare un'armata per conquistare militarmente le isole. Ma non vorrei fare una run militare per ora, non sono predisposto a quello, per cui direi che possiamo andare a Northumbria a vedere il re di Northumbria. Comunque il re dei Pitti, ma siamo arrivati in Northumbria, per cui direi andiamo a trovare prima il padrone di casa e poi vediamo un attimo cosa ci dice. Allora, tra l'altro qua sta costruendo. Mettiamo. Ok, niente, non ho pinnato il coso per cui non sappiamo nulla. Probabilmente lo spostamento sarà simile a quello della Danimarca, immagino. Ok. Ok, dobbiamo tornare per quella data. Ok, questa è la capitale del regno dei Pitti. I vichinghi invece sono nelle isole. Non so dove, tipo di qua? Ci sono delle isole in questa zona? No. Non vedo informazioni su quell'area di cui parlava, però qua la capitale della Northumbria è vicina, per cui direi che conviene andare in quella zona. Non vedo la terza opzione in questo momento. C'è Pictavia e fine. Cioè, se io mettessi, se io pinnassi questa, mi dice di andare da qualche parte? Hanno sail, dice. Ok, quindi dovremmo partire per mare. Fuori da questa mappa. Per cui no, allora facciamo che mettere Re di Northumbria come missione attiva. Che appunto punta qua. Allora, qua abbiamo degli accampamenti, qui ce n'è uno occupato. Non so se conviene andare a cercare grane in questo momento. Però c'era forse un achievement, per cui vado a controllare un attimo. Per liberare tutti i gli accampamenti. Complete, become, spend. Find all the cairns. Sì. Sì. C'è una quest per liberare tutti gli accampamenti occupati. Per cui possiamo, direi, provare a fare. Ah, sono affamati, cavolo, e sono anche stanchi. Allora no, aspetta, andiamo qua sopra. E poi vediamo dopo. Degli insetti, delle vespe. Ok, l'hanno punto. Ok, giusto della roba di morale. Qualcuno ha guadagnato, qualcuno ha perso. Allora, sì, ci accampiamo qua. Perché sono tutti affamati e assonnati, per cui non conviene fare un combattimento con tutti. Con tutti gli. Scusatemi. Bevo un bicchiere d'acqua. Perché poi non è un bicchiere. Allora, tra l'altro, io qua in sta schermata sono sempre.
mezzo piedi con la camera non è una bella cosa, per cui allora o mi organizzo una scena diversa oppure facciamo che mi faccio sparire un attimo perché è più importante il gioco che non le mie faccione. Allora, il discorso è che come si è messi? Allora, Gunnar è stato ferito da quelle api stupidine. Allora, mettiamo Roskva che lo cura. Ok, 7 medicine per una cavolo di puntura di zanzara. Erbe, abbiamo anche delle erbe però, per cui Roskva puoi anche fare Witchcraft e Saunr puoi fare anche Witchcraft alla grande. Allora, preserviamo 7. Va male un po' di carne, per cui allora. Tu fai che preservare. 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 E il mercante come è messo qua? Sì, il mercante, il monaco come è messo? Si chiama Morcant e mi è venuto mercante. È bravo di Tinker, è anche bravo di Heal. Ma non sa. Preservare. Però sa scout, sa fare da scout. Allora, la carne no, va male lo stesso. Porca pupazza. Mettiamo Nefia che un turno preserva, che ha rank 3, e poi mandiamo lui come scout 3 turni. Lui sa dormire poco, sì, mi sa che gliel'abbiamo dato quel perk. E così dovremmo essere tutti a posto. Allora dovremmo avere carne, dovremmo preservare la roba, dovremmo scoutare in giro. Il tizio dovrebbe essere curato e. Ok, non sono più hungry. Ok, Sveina clutching her jaw. Non so cosa sia. Ah, ok, le fa male un dente. Aia. Ah, abbiamo staccato un dente di brutto. Che male. Ok, lui è a posto. Abbiamo più medicine. Abbiamo 2 di carne e 16 razioni. Ottimo. 16 razioni è splendido. Allora, qui abbiamo trovato della roba. Ma questo è occupato. Questo è libero, questo è occupato. Noi vogliamo andare giù sotto, quindi andiamo per raccogliere la roba. Allora, c'è un lago che non sembra con acqua buona, ma Asleif prova a assaggiare. Gunnar salta fuori, lo allontana e dice: Idiota, quanto ne hai bevuta? Cosa c'è? Quanto? Non lo so, un bel po' perché? C'è una renna, un'alce, morta che sta marcendo là sopra, ti ammalerai di sicuro. Effettivamente non sta tanto bene. Porca pupazza! Allora, aspettate che mi rimetto il faccino qua perché così mi sento un po' meno solo. E niente, andiamo qua. 9 di legno, benissimo. Allora andiamo qua a picchiare sta gente così a caso. Ah, lui c'ha. Sta male per l'affare. Vabbè, ci proviamo lo stesso. Lui è combattente. Abbiamo un altro combattente. Abbiamo un warrior. Beh, prendiamo il warrior. Però chi è che ho preso? No, Morkant non lo voglio, voglio Roskva. Va, riproviamo così. Speriamo in bene. Perché Slayer si è messo a bere un alce morto. E marcio. Oh, non vedo niente. Ok, allora, sono qua. Sono in 6, ma non dovrebbero essere troppo
Pompini. Allora, tu con la tua carica Charge riesci ad andare a tirare giù un tizio? Solo questo, che è abbastanza inutile tra l'altro, però dai. È assorbito tutto, ovviamente. GG. Andiamo qua. Con la nostra bella bimba. Allora, poi. Il problema è che se mando l'arciere di là, ti accerchiano, per cui potrebbe essere un problema mica da ridere. Il fatto è che se noi mandiamo... No, Nefia non ci arriva neanche. Però Nefia potrebbe andare di là a parare eventuali giri, non lo so. No, conviene che l'arciere lo lasciamo qua. Però prima, allora, con questo ci arrivo, vero? Sì. Però facciamo quello che sbilancia. Reckless Strike, vai. No, scusa, volevo muovere lui, no? Non seleziona l'altro. Ancora. Ok. Molto buono. Non è che Rosk va per caso con la sua fiondina, riesce a dare il colpo finale? Aia! Cat Piterina. Non può curare se stessa lei. Una bella fregatura, rischiamo di perderci la curatrice. La healer. Ok, lui è andato. Lei switcha l'arma, non può switchare arma, però. Prossimo turno, ricordiamoci. Nefia la mando di qua, anche se rischio di... E infatti... Ah no, ok, sono scivolato sulle foglie. Pensavo ci fosse una trappola, ok. Tu riesci ad andare in cover in qualche modo? No, eh. Mi sa di no. Allora stai qua. Aia! Ok, fortuna l'ha mancata. Oh, c'erano tutti con Gunnar. Si demoralizza, ok, ho paura che ci tirasse una frecciumba. Allora, intanto io andrei... Riesco ad andarla dietro a flancare, vero? Direi di sì. Poi allora farei, se possibile, quick shot. Quanta precisione ha? 13, the fuck? Perché così poco? Perché siamo al buio, probabilmente per quello. Su questa niente. Allora facciamo che con il Reckless riesco a tirare giù il bimbo qua, sì. Ok,
Avrei che stunnare questo. Sì. Ok, con Gunnar tiriamo giù questo. Così allora, spostiamo indietro. Roskva. Pura lui. E poi torna indietro se riusciamo a metterla in cover qua, sì. Non è del tutto nascosta però. Beh, speriamo che qua sia abbastanza fuori mano. Ah già è vero, abbiamo il lanciapietra che poteva servire, vabbè. Mi punge da distanza. Allora, Nefia, vai qua. Ok. Tu provaci. Yes! Direi. Gunnar, tira giù. Questo che hai già preso dei danni e non vorrei succedesse qualcosa di male. No, la guerriera la manderei qua e tiriamo giù questo. E gli altri hanno speso già tutti i movimenti? Lui. Rimando qua. Aia. Avrei scommesso. Porca miseria, adesso rischio di perderlo. Riesce a curarlo? Sì. Speriamo che riesca anche ad andarsene, però. Più o meno, non troppo. Ah, c'è l'interrupt, cavolo. Devo fare un po' di pressione. Non dovrebbe riuscire a tirarmi giù lui, spero. Non si sa mai. Ah, l'interrupting. Riesco a pigliarla? Più o meno. Mancata. Allora, andiamo con lei, per cui interrupting forse piglia lo scudo. E invece no, mi ha anche mancato di interrupting. Nonostante fossimo vicino al fuoco, per cui. Vai tu, Nefia, ci arrivi? Sì. Ottima cosa. Ok, accampamento liberato. Tutti stanno bene, perfetto così. Allora, adesso qua Roskva deve curare il nostro Asleifr. Porca pupazza, sta proprio male. Devo mettergli un altro turno, mi sa. Allora, facciamo che esatto. Curalo ulteriormente, così almeno sta bene. Due di carne vanno a male, ma perché? Perché Nefia non sta preservando. Ok. Tutti mangiano carne, eh? Sì. Guarding c'è, scouting c'è, hunting c'è, witchcraft c'è. Ottimo così. Speriamo non ci siano inconvenienti di qualche sorta. Piove. Ketil non è ancora tornato, eh?
Stoner non lo vede. Andiamo a cercarlo. Sta diventando molto buio, ma non è vero. Cerchiamo in silenzio. Ok, ha ucciso una preda. Ah, ok, sta bene, solo ci ha messo di più. Però è perplesso da quanto tempo è là. Stai bene? Sì, sto bene. Ah, ok. È ancora agonizzante la preda, perché la preda è solo sul fianco. Ah, non riesce a ucciderla. Non riesce a ucciderla. Dovresti porre fine alle sue sofferenze. Ti dico che ho provato. E provo io. Ok, la sgozzo. Ah, è scosso. Non so cosa è successo, anzi, qualcosa si è rotto. Ah, ok, no, non voglio avere una relazione con Ketil. Sono la 3, dai. Dai, torniamo all'accampamento, prendo io la preda. Ok, strano. Ok, Adley sta bene. Abbiamo perso un sacco di medicina, anche se abbiamo convertito 12 erbe. Abbiamo bisogno di... Le erbe e le medicine non sono mai abbastanza, abbiamo scoperto in questo gioco qua. Mentre in Conquistador vendevamo medicine a profusione, qua assolutamente no. Però abbiamo trovato, cosa qua? Una torcia. Vabbè, ma che cavolo, vabbè. GG. Detto questo, il video è già durato abbastanza, più che altro per quel combattimento che potevo anche evitarvi. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.